Simone Buti, è arrivato il secondo stop stagionale qui sul campo di Castellana Grotte, un 3-0 senza scusanti forse. Castellana Grotte ha messo la marcia giusta sin dall'inizio, Vibo poi si è un po' persa nel corso del match. Non è che siamo un po' persa, siamo persi fin da subito direi, perché sapevamo che qua, questo era un palazzetto dove è difficile giocare. C'è un pubblico numeroso e caloroso, però noi non siamo scesi in campo, penso, perché fin da subito, cioè, abbiamo fatto troppi errori, non riuscivamo a trovare il bandolo della matassa. Loro hanno fatto la loro partita, ma noi, cioè, gli abbiamo sicuramente dato una mano. Quindi sicuramente non eravamo dei fenomeni prima, non siamo delle pecore adesso, però bisogna rivedere questa partita e guardare quello che non è andato e lavorare sodo in palestra. Volendo vedere un lato positivo di questo match, forse una sconfitta che aiuta a mantenere i piedi per terra. Sì, questo è vero perché magari inconsciamente i pensieri all'alta classifica ci hanno fatto male, non è giusto dirlo, però magari inconsciamente sì, però certo non è stato quello il motivo, penso, di questa sconfitta. Sicuramente il motivo è stato che non abbiamo approcciato bene la partita, siamo partiti male, abbiamo finito peggio, quindi quello è il motivo principale. Vibo comunque volta pagina, bisogna studiare un po' i numeri di questa sconfitta e guardare subito alla prossima con la consapevolezza che Vibo è un'assoluta candidata ed essere lì tra le prime forze della campionato. No, io non direi che siamo candidati a niente, noi bisogna, visto la sconfitta di oggi anche, bisogna guardare partita per partita e non guardare la classifica. Noi siamo capaci di andare a vincere a Trento, siamo venuti qua e non abbiamo giocato, quindi purtroppo insomma bisogna un po' lavorare e non pensare assolutamente alla classifica, pensare solo al nostro gioco, migliorare e cercare di non ripetere gli stessi errori. Con un pubblico che vi segue anche fuori casa. Un pubblico, devo dire, meraviglioso, faccio complimenti a tutti i ragazzi di Vibo perché ci hanno sostenuto a Piacenza, ci hanno sostenuto qua, ci vengano dietro in trasferta, ci sostengono sempre, al palazzetto c'è un grande pubblico, mi dispiace di non avergli regalato questa gioia oggi.